Ciao a tutti, benvenuti in un altro video. Sono stato un po' assente a causa di un po' di concerti questo weekend e la Pasqua in mezzo e tutto, quindi un turbine di cose. Sono molto contento, mi sono arrivate nuove luci, ne parlerò in una parte che vorrei fare sul videomaking e sono molto carico per usarle con il mio progetto Lovesick Duo per un po' di video che farò più avanti. Ora, vorrei entrare nella questione finger style, finger picking, finger, quello che volete, per parlarvi un po' di questa tecnica che mi piace molto, la uso spesso, e un po' di come l'ho appresa e di come la faccio, perché ci sono tanti modi per farla, ovviamente. C'è chi usa il thumb, tipo questo è uno largo, che è proprio la forma di plettro. C'è chi usa quello, c'avevo anche quello normale, non lo trovo, insomma ce ne sono tanti tipi, c'è di metallo, c'è di plastica, c'è chi usa il plettro, sono tanti modi. La mia scelta è ricaduta sul plettro, cioè ovvero proprio all'hybrid picking, la pennata ibrida. Mi piaceva tanto come la usavano tanti chitarristi e all'espressività che dà, piuttosto che usare il thumb. Ci sono tanti aspetti, considerazioni sulle due cose. Thumb, lo riprendo. Thumb, pollice, che vuol dire pollice. Allora, svantaggi, è difficile reperirlo. Se sei in giro e devi suonare, ti capita di salire con qualcuno in un palco a caso, che succede? O una jam session e non hai il plettro, trovare un thumb è difficile, quindi ti tocca suonare col plettro. Magari ti alleni tutti i giorni per suonare questo bagaglio e poi dopo non ce l'hai. Quindi devi sempre averne qualcuno dietro. Comodissimo per fare tante cose, ma la parte di strumming non la trovo molto comoda, e quindi anche la versatilità di dire adesso voglio suonare con le dita per fare una parte di una canzone, no, c'è il thumb, cioè non è che tu puoi togliere, rimettere, è scomodo questa cosa, e va bene. Quindi questa è una delle scelte per quello fatto. Positività, è una figata perché puoi usare col plettro, hai tre dita liberi, mentre invece quando hai la pennata ibrida che tieni un plettro, l'indice non lo usi più quando hai il plettro in mano, quindi hai quattro dita. No, quattro dita, fichissimo. Puoi fare un sacco di giochini molto belli. E soprattutto, al parte le quattro dita, hai queste tre dita, cioè queste due spaccano. Due spaccano, sembrano fatte apposta per questo. Infatti, chi suona il banjo, chi suona resofonica slide, chi suona lap steel, chi suona, sono sempre queste tre dita qua col thumb. Proprio perché queste tre sembrano fatte apposta per fare questo. Quindi fichissimo per questa roba qua. Però ovviamente è un po' limitante secondo il mio punto di vista per quello che voglio fare. Quindi ho scelto il plettro. Vantaggi e svantaggi. Vantaggi, un sacco, se vai in giro c'è sempre un plettro. C'è sempre. E non ha questa forma astrusa che anche nelle tasche dà fastidio. Puoi mischiare un sacco di robe. Mi sono allenato a poter usare sia il plettro normale, diciamo, tenendolo così, a tenerlo qua fra queste due dita senza compromettere troppo la pennata e quindi poter usare tutte e quattro le dita. Quindi se in un pezzo, diciamo, c'è una parte dove voglio usare il plettro, poi c'è una parte invece dove voglio usare le dita, in un attimo si passa, no? Ok, si passa da uno all'altro, quindi questa secondo me è veramente un'opportunità grossa. Un punto dolente è proprio che richiede una quantità di... Tutte e due richiedono un sacco di esercizio, ovviamente, ma il plettro fa sì che se uno vuole usare appunto le dita, quindi la pennata ibrida in sé, usa sia il plettro, e quindi sacrifica il dito indice, e queste due dita qua. L'indice di solito non si usa, ma si usa, tipo Danny Gatton lo usa per fare gli armonici e tanti altri. Però diciamo che fondamentalmente sono queste due. Ora, queste due sono due dita un po' del cavolo,
Perché rispetto a queste due che sono molto slegate e indipendenti, queste due sono un po' più legate proprio nei movimenti che possono fare. Quindi richiede un po' di sacrificio, un po' di tempo speso a mettersi lì per fare le stesse cose che si facevano con thumb e queste due dita. Quindi e comunque veramente tanto tempo di più, perché comunque per portare lo stesso, non dico di più, ma lo stesso livello che si ha con queste tre dita e la stessa fluidità, ci vuole molto molto più tempo, secondo me, almeno io vedo così, cioè. Così è molto tranquillo, invece per riuscire a farlo a questa velocità siamo già là, insomma, al limite. Prima che mi incasto troppo. Quindi, questi secondo me sono un po' i vantaggi e gli svantaggi. Nelle parti di Chet Atkins, se non lo conoscete, andate a cercare, è tipo il dio di questa roba qua, uno degli dei dell'Olimpo di questo stile mitico, e ha cambiato tante cose nella storia anche della musica, proprio country, eccetera. Esistono dei libri di trascrizioni dei suoi pezzi, io ne ho presi un paio. Ci ho lavorato un pochettino, ma non per perderci la testa, ecco. Il problema dei libri di Chet Atkins è che veramente ogni accordo cambia pattern in continuazione, non c'è un vero pattern che si ripete. Quindi cercatelo, prendetelo con le pinze e poi vedrete, se l'ho studiato un pochettino, che in effetti lui usando il thumb ci sono delle parti dove ogni tanto servono tutte e tre le dita, no? Servono tutte e tre le altre dita oltre che al pollice. Jerry Reed è un altro che invece non faceva proprio fingerstyle, ma usava tantissimo il thumb e faceva appunto quell'intro lì, era Jerry Break. È tipo sta roba, servono tutte le dita. Lui, secondo me, è stra interessante, anzi, vi tiro fuori i libri così ve li faccio vedere. Ne avevo uno in più che ho prestato e non mi ricordo chi l'ho prestato. Se sei tu che hai l'altro mio libro di Chet Atkins, per favore ridammelo perché non è molto bello. Quindi, ho preso questo qua, ci sono un po' di pezzi, avevo studiato un po' di Chinatown, My Chinatown e altre, ed è molto interessante. Infatti Chinatown è la prima. Tutte le volte che prendi un libro di questi parti dici ok, adesso parto dalla pagina 1 e non arrivi mai a metà. Alla fine, un quarto, vabbè, un po' lo fai. E quindi è bello anche averli, no? Perché poi sono lì, le vai a guardare, dici, dai, adesso mi metto lì, ci provo. Ok, perfetto. Comunque un po' è servito ed è molto molto interessante anche solo guardare un pezzettino. Una cosa bella dei libri è che a volte di questi tipi di libri non hai l'obbligo di partire dall'inizio e arrivare alla fine. Lo apri, vai in mezzo, ti trovi, sono dei brani trascritti e ci sono delle considerazioni. Ovviamente questo è tutto in inglese ed è di Hal Leonard, e costa, ma una decina di euro, costerà 15 forse, quindi non male. Questo è sempre di Hal, stampato da Hal Leonard, ed è The Guitar Style of Jerry Reed, dove c'è anche la famosa Jerry's Breakdown e altre cose molto interessanti. Le cose secondo me tra le più interessanti sono tutte le parti. Quando lui fa delle cose con le corde aperte, molto interessanti. L'altro giorno ascoltavo un brano che mi è rimasto qua, che vi dico come si chiama. Ah, Tupelo Mississippi Flash. Tupelo Mississippi Flash, trovatelo, di Jerry Reed. Penso parli sempre spesso della storia di Elvis, più o meno. E molto bello, usa una coratura particolare. Ho cercato anche un po' in giro cose su internet Però il problema è che ci vuole uno di quei capotasti elastici, perché cambia di un semitono in semitono ogni strofa, aumenta. E da soli non si riesce, perché c'è una parte obbligata che fa la band e lui muove il capotasto e poi reinizia con questo riff fichissimo, molto bello. Quindi cercatelo, Tupelo Mississippi Flash di Jerry Reed. E per finire, uno di questi
Questo è chi mi piace di più, mi piace a me per quanto riguarda questo tipo di stile di chitarra, e usava il thumb, e tra l'altro fa delle cose incredibili, si chiama Mel Travis. E mi piace tanto tanto tanto, spesso mi metto sui dischi in macchina, proprio lo ascolto, ha dell'incredibile, perché sì, tecnicamente anche come songwriting mi lascia sempre positivamente colpito. Ci sono un po' di trascrizioni di pezzi, tra cui la mitica Cannonball Rag, che è abbastanza famosa ed è uno dei primi pezzi di questo stile che avevo imparato sotto consiglio di tanti. Sempre di Mel Travis, ho preso anche un DVD che su internet c'è qualcosina su YouTube di qualche parte, ma molto poco, di Thom Bresch, che è il figlio di Mel Travis, e spiega benissimo, tra l'altro, dice delle cose interessantissime, anche su come lui faceva i rolls, perché non faceva i rolls praticamente 1, 2, 3. Adesso metto via i libri. Eccolo qua, si chiama The Real Mel Travis Guitar Like Father Like Son, tale padre, tale figlio, ed è molto bello di come lui parla di questa Martin che però aveva la paletta da Bixby, però era una Martin vecchissima, e dice che Bixby, quella del ponte mobile, no? Famosissimo, che la Gretsch, tutte le Gretsch hanno, eccetera, eccetera. Praticamente sulla paletta è della Bixby, e dice che anche la Fender, cioè Leo Fender, aveva preso spunto per la famosa paletta. Questa non è una della Fender, ma vabbè, per la famosa paletta di Stratocaster e Telecaster, proprio da questo primo modello. Comunque molto interessante. E se fossi in voi, per la modica cifra, costava tipo libro e DVD, non mi ricordo se erano insieme o separati, ma in tutto mi sa che ho speso una trentina di euro, e secondo me vale veramente la pena se vi piace questo stile. Per me Mel Travis è il numero uno di questa cosa, perché mi piace quello che fa, mi piace come lo fa, mi piace che canta e suona. Ci sono anche su Spotify potete trovare, ci sono un sacco di c'è un sacco di musica sua. C'è anche un po' ci sono anche un po' di live molto belli da solo con la chitarra acustica, che insomma tosta. Si capisce anche tanto dove ha preso Tommy Emmanuel e anche tanti nuovi di questo stile. Vi lascio con un piccolo esempio improvvisato in Do per farvi capire di cosa sto parlando. Ciao a tutti, spero che questo video vi sia stato utile. Conoscevate già questi personaggi che vi ho fatto vedere? Ce ne sono altri che secondo voi sono fondamentali, importantissimi o che vi piacciono? Scrivetelo nei commenti. Se suonate già questa tecnica, come l'avete imparata? Da che cosa? Che brani avete fatto? Cercherò di fare un paio di video, quindi seguite i prossimi video. Se siete state guardando su YouTube, schiacciate il pulsante iscriviti al canale, mettete mi piace. Farò un paio di video anche proprio sui primi pattern che ho imparato, diciamo di base, che possono essere utili. Ciao a tutti, al prossimo video.